Salve a tutti ragazzi e bentornati su Tutto Sbagliato. Oggi sto con un amico, sto con Michele che mi ha portato, mi ha portato all'edificio di Genova Rulli, si chiama, giusto? Sì, giusto. Siamo a Vasto ed è un edificio abbandonato. Molto abbandonato. In realtà questa è solo una parte, però è molto restaurata sta zona qua. È molto grosso, noi entriamo perché è solo l'ingresso e andiamo a vedere dentro che ci sta. Hanno pulito però. Ma dai, già si vede la storia. Allora, siamo dentro ed è pulitissimo qui, ci sono mattonelle stile anni 50, stanno anche nella cucina di mia nonna. Questo era un bagno una volta. Adesso ci è rimasto veramente poco. Quindi questa forse era tipo una cucina? Probabile. Allora, questo edificio è stato tipo un orfanotrofio, mi diceva Michele, vero Michele? Sì, sì. Ok, quindi che facciamo? Saliamo al secondo piano? Saliamo? Dai, saliamo. Ah, sì, eh. Una volta, io sto... Si raccontano storie horror qui, quindi... Non è... Se c'è chi ti succhi dentro! Ma ti illumina? C'è un altro cesso, anni 50. Rosa, andiamo di moda. Proprio sono proiettili, dici? Ma cos'è? Ah, cucina più e che cazzo si mette una spada qua? Questa è l'ala pulita. L'ala pulita, l'ala S. Quindi qua siamo entrati in un'ala che non c'entra niente con l'orfanotrofio. Guarda, c'è un pezzo di tenda lì. Probabilmente andando giù c'è qualcosa di più perché c'è la parte principale. Comunque occhio queste scale. Faccio come le vedo io. Questo è l'ingresso principale del quale vi parlavamo. Lì c'è un soffitto molto soffittoso, strano, tra via vista. E quello è Genova Rulli, c'è scritto su. E adesso vediamo se è aperto qui, perché se è aperto entriamo, altrimenti dobbiamo trovare un'altra via d'accesso. Ma io credo che sia aperto. Aperto, molto aperto. Però no, manca una cosa. Il casco cigolio, quindi lo rifacciamo. Vedi se cigo. Ok, adesso fa. Qualcuno ha appoggiato dei bastoni, probabilmente perché ci stanno un sacco di fratte. E infatti è in vereconda la situazione. Io non so come ci si arriva lì sotto, però dobbiamo munirci di antizanzare perché qua prendiamo la lebbra tettonica, merda. Io sto in pantaloncini, almeno tu c'hai i pantaloni. Ok, c'è passato già qualcuno. Fondamentalmente sì. Mi buscherò. Sì, parecchia gente viene a fare visita. Ah sì? Sì, per curiosità, spiega la curiosità. Perché appunto girano molte storie. E adesso sono solo le 7 di pomeriggio, insomma, si farà buio fra un'oretta. No, sì, vabbè, ciao. No, no. Ok, adesso. Porca merda. Compa, qua se si deve girare un film horror non dico che è perfetto di più. Infatti, qua già immagino la scena di uno che scappa, inciampa e poi muore. Qua ci hanno girato qualche cosa, dove cazzo passiamo? Occhio a... Vai, merda. Andavo io perché quando avevo lunghi? No, occhio alle spine in faccia. Allora, se dovessimo correre, vi dico già che sarà un delirio e me... Ok, noi riprendiamo tutto, tanto non ci facciamo suggestionare Michele. No, ma che... Non l'abbiamo sentito tutte e due quelle. Ok, stiamo uscendo a rivedere le stelle, mia minchia, ma la natura se l'è rimangiato qua la situazione. Ok, ragazzi, ci siamo. Siamo arrivati. Wow, qua si apre un bello spiazzo e come tutte le cose che ci sono negli orfanotrofi ci sono altaleni abbandonati. Michè, iniziamo Michè. Ok, allora facciamo un sopralluogo esterno. C'è una altalena, mi ricorda un po' l'altalena che c'erano negli anni 80, 70-80. Allora lì c'è una casucola ed è aperta, ma io direi di recarci direttamente di là. E noi salutiamo anche i nostri amici Human Safari, i fangazzisti che fanno ste cose tutte le volte. Oggi possiamo farlo anche noi, vicino casa. In speranza che non escano mostri e fantasmi, perché guardate la struttura. Viste mostri. Non lo so, comunque qua ci stanno un sacco di talpe perché stanno buchi, molto buca.
molto bucati. Ok. Ok ragazzi, si entra nel vivo della situazione. Potrebbero esserci degli animali, perché le foglie sono spezzate giusto a metà, è come se passassero tipo volpi e robe simili. Non si fa con i pantaloncini. Ah, ok. Ce l'abbiamo una pila? Sì. Ho portato le pile, non ti preoccupare. Un attimo. Ho portato pure un coltello che non si sa mai. E buonasera a noi. No, Nico, mi avevo la scarica. No, l'ho messa. Le avevo messe, girala un po'. Ok, forse. Iniziamo malissimo. Gira, aprila un po' e smaniaci. La dinamica di gruppo. Miracolo evaristico. Qua che ci facevano? Ci sta. Terina, sì, vai, rimetti. Dai che ce la fai, Michele. Ce la posso non fare. Mi abbandonare adesso. No, sono qui. No. Come non va, mannaggia la puttana? Vabbè, segui a me, oh cazzo. No, segui a me il cazzo. Segui a me, stiamo vicini. Non ci separiamo. Michele, non ci separiamo per cortesia. Allora, ragazzi, qua erano murate, lì c'è uno spiraglio, ci sono tante finestre, però è tutto buio e c'è un divano rotto. Non mi sto cagando per niente in mano. Dai, però lo sto dando lui. Dai, da te. Ok, perché io sto davanti, capito? No, ma io... sto a me davanti. Tu guardami le spalle, ok. Chi me le guarda a me? Ok, qui non c'è niente, c'è solo un sacco di roba a occhio, calcio e struzzo. Guardiamo pure sotto perché potrebbe cascare. Qui c'era un bagno con delle megattere. Qua sta cascando tutto. Infatti sì, sono belle crepa. Io te l'ho detto, è qua triste. Oh, non abbiamo registrato un cazzo. Veramente. Non ha registrato niente. La GoPro non ha registrato niente di quello che abbiamo fatto fino adesso. Dai. Ti giuro, ho fatto una cosa che non ho mai fatto. Vabbè, boh. A parte che qua si raccontano tante storie, però. Insomma. Allora a questo punto. No, vabbè, dai, una stronzata. Deve essere successo qualcosa a livello software, poi lo controllo a casa. Però non ha registrato. Stavamo registrando da circa 10 minuti, un quarto d'ora credo. Tanto ci accoglie una croce all'insù perlomeno. Allora, ok, io direi che... Oh, là vedo una svastica. Sì, c'è una svastichella lì. Mi sa che quella è la stanza della famosa bambola. E allora dobbiamo andare su. Ragazzi, la registrazione si è interrotta, io non so dove, si interrompe ogni volta che troviamo qualcosa di interessante. Abbiamo trovato quella scalinata, ora ve la faccio rivedere perché non si sa mai. Qui ci affacciamo ancora una volta. La maggior parte erano, cagavano un sacco. Ma poi si mangiava bene là. Ok. Siamo sul balconato. Chassi. E bagno dappertutto. Però guardate, qua si vede quanto è grande, quanto cacchio è brutta quella situazione. E questa è solo una parte del muro, come vedete finisce fino a là, ed è tutto uguale, era tipo un fortino. Sì, no, c'è stato lavoro qui. Non riesco a capire perché il nesso di fare spendere soldi in un'altra. Non so perché, ragazzi, si continua a staccare la registrazione. Dicevamo, questo posto è labirintico, davvero. Sono stanze tutte uguali, addirittura con disegni uguali. Qua ci siamo già passati. Sì, questo è quello che dicevo. Allora, quella è... Allora, questa... Oddio, ma guarda, lo stesso giro? È più piccola di quanto pensassi, oppure... Oppure un'altra volta. Allora, tu che vuoi fare? Vuoi salire là sopra? Io sì. Ok, allora, torniamo indietro e saliamo... In una parte molto terremotata, però ci affacciamo e vediamo che cosa c'è, perché non è sicuro. Poi saliamo pure di qua. Convintissimo, Michele. Convintissimo. Stiamo rifacendo la strada a ritroso. È davvero un fottuto labirinto. E qui dovrebbe esserci la scala. Ok, questa è la scala.
Allora. Ma dove sono più leggero? Vai. Non so se è ripresa. Vabbè, per spirito di... Allora, siamo saliti prima qui, purtroppo le riprese si bloccano, non sappiamo perché. Non succedeva mai con questa GoPro. Ecco qua che c'è. E una piccionaia, i piccioni entrano da qua e cagano dappertutto, fondamentalmente. Ok, si riscende. Ci sono crepe ovunque. Sì, qua, cioè qua questo fa così. Cioè, tipo tagliato il muro. Ok, abbiamo visto... Possibile che c'è solo quella parte di su? Mo... No. No, perché... sì, alla fine faccio... abbiamo fatto tutto il giro. Sembrava un po' più grande. Sembrava grande, secondo me nasconde qualche cosa questo posto. Comunque, l'abbiamo girato e alla fine è stato ripulito, è stato messo quasi in sicurezza. Quasi, perché in sicurezza non c'è per un cazzo, quindi occhio. Non venite a fare sopralluoghi se non siete persone esperte come... No, Michele è espertissimo. Sì, sì. E quindi... Io lavoro nel campo dell'edilizio. E quindi sì, sì, abbiamo fatto... Ok. Però ci sono un sacco di muore. Che non tanto, siamo molto comestibili. Perché no? Sì. Abbiamo visto tutto, quello che dovevamo vedere. Non c'è niente. Non ci sono bambole. No, la bambola, come ti ho detto, l'hanno rimessa. L'hanno tolta, ma magari ce l'avevano rimessa. Stanno i numeri, ecco, se volete giocare a due numeri, 32, 52, 99, 18, 807. Sembrava un po' più grande, ma invece... Dove le stanze sono immense. Sì, sono facile riempire di spazio. Allora, andiamoci a facciare, andiamo a vedere quell'altro che abbiamo mollato. C'è un altro edificio, adesso rientriamo. Che mi stanno appiccicando un po' da tutte le gambe. Perché non volevo... vaffanculo, moscerini di merda. Ok. Qualcuno ci è venuto a piantare. Ah, ma è murata, sembra no. Aperta. Perché? Però lei è aperta. Dov'è? Aperto è un parolone. Bene, infatti, sembrava aperto. C'è un buco nel muro che andremo a vedere perché noi siamo avventurosi. Dove porterà? Ok, non porta da nessuna parte, no. Però ci sono altre strutture. Un contenitore. Allora, dopo aver affrontato questo lungo viaggio e con il sole che tramonta, voglio andare lì. Ci dobbiamo rificcare sotto a questa vegetazione. Dove siamo entrati? Scusa, di là. Di là, andiamo a vedere di là. Ok, salutiamo così i Genova Rulli. Purtroppo senza bambole voodoo e robe simili, però ci rificcheremo all'interno della vegetazione. Questo deve essere il vialetto d'ingresso. GoPro all'avventura. È abbastanza caduto. Beh. Ci sparano? Cartuccia. Poi vuoi? Forse vengono a sparare. Forse vengono a provare. O forse ci sono un sacco di uccelli perché qua che cazzo ci viene. Giusto. Oppure fanno la caccia all'uomo, mica. Probabile. Poi c'è qualche cadavere. Dici? Non puoi pubblicare il video con il cadavere. Beh, direi che farei un sacco di visualizzazioni con un cadavere. Quello è poco ma sicuro. Ok, siamo... riusciti ad uscire, appunto, però è stato intenso, soprattutto quando Michele si è cagato su. Che bello. Arrivederci bastardi. Questa è proprio l'uscita che giustamente vedi solo alla fine, però c'è anche quella scalinata di là. Dai, andiamo a vedere l'ultima cosa. Qualcuno ci viene. Anche questa è battuta come strada. Anche i piccioni. Solo che di sta scaletta io non me la filerei troppo.
Ah, quella è la parte che abbiamo visto. Sì, quella mezza torretta. O vuole... Ah, no, quello continua. Vediamo. Ah, ragazzi, qui è... crollato tutto. All'Uncharted. Certe cose è meglio non affrontarle con le giuste... Aspetta, che sono affidabili? Non no, sono piena. Oddio, Dio. Non è anche tanto. Però lì è sfondato, vabbè. Ma che bavole, un punto di... No, mica è morì. Noi abbiamo avuto un sacco di problemi oggi. L'ultimo dei quali la GoPro ha smesso di funzionare. Però vabbè, ce ne andiamo da Genova Rulli con sto bel tramonto. Vedete, la struttura è speculare. Poi all'interno, vabbè, ve l'abbiamo fatto vedere. Nella speranza che abbia ripreso qualche cosa. Che noi siamo venuti bardatissimi. Però alla fine era tutto troppo pulito. Però magari questo è il primo video di un sacco che ne faremo. Faremo rosicare magari anche gli amici di Human Safari, Rob, Simone, Valerio. Sì, sì, vedete che continua. E c'è anche un... mo ci freghiamo un po' di uva magari, almeno quello. Beh, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.